Amici di Pianeta Giovani, ecco le immagini relative alla gara riservata alla categoria esordienti, classe 1994. Siamo sempre a Rodengo Saiano per il trofeo Modelleria Zanini. Anche questa prova, ricordiamo, è inserita nella classifica finale Challenge di primavera, che vede impegnate per la realizzazione le società GS Lodetto, GS Cortina di Nave e il progetto Ciclismo di Rodengo Saiano. 37 km in programma, 45 gli atleti iscritti alla gara. Dopo una partenza abbastanza tranquilla, ci provano in tanti. Ricordiamo le azioni più significative, sperando di non tralasciare nessuno. Jacob Marezco, della Suprazoco, con una bella azione solitaria, allunga, ma viene prontamente recuperato dagli atleti in maglia sprint Ghedi. Poi, con una bella azione, decisa, si mettono in mostra con i dorsali 18 Nicola Scotti, della Monte Clarense, e Marco Melzani, in maglia Capriano. Cambi regolari e velocità sostenuta però non bastano. Anche per loro infatti niente da fare, dietro inseguono con decisione e nel corso del penultimo giro, oltre ai soliti uomini in maglia sprint Ghedi, contribuiscono all'inseguimento anche Mazzano, Soprazocco e Ronco. Qualche chilometro di calma con il gruppo che occupa tutta la sede stradale anticipa un finale combattuto e avvincente. Passaggio sotto lo striscione d'arrivo e il suono della campana ci indica che questo è l'ultimo giro. Davide Falappi della società Ronco, prima in compagnia di Nicola Tognoli, Monteclarense, poi con un'azione solitaria, cerca di guadagnare un po' di vantaggio, ma ancora una volta sono le maglie sprint Ghedi con Michele Scalvini a chiudere e a rilanciare l'azione. Oh baby, baby, how was I supposed? Passano veloci gli ultimi chilometri e quando all'arrivo ne mancano solo due, allunga con decisione Simone Castellini in maglia Bornato. Spinge tutta con decisione, ma l'andatura dietro è sostenuta e in prossimità dell'ultimo chilometro il gruppo si ricompatta. In contropiede davanti una coppia prende il largo, anticipando chi già pensava ad un arrivo in volata. Sono due atleti forti al passo, sono Claudio Berardinelli in maglia Soprazocco e Mattia Frapporti in maglia Valle Sabbia. Ragazzi tra i più quotati nella categoria ed entrambi già vincitori nel corso di questa stagione. Trovano subito l'accordo e soprattutto non hanno difficoltà a mantenere una buona andatura, i cambi sono rapidi, il rapporto è quello giusto, si avvantaggiano con decisione. Forti della consapevolezza della propria forza, spinti dalla voglia di giocarsi il gradino più alto del podio. Il gruppo è lì dietro, il vantaggio è solo di pochi metri, ma risulteranno sufficienti per giocarsi la vittoria di questa ultima prova challenge di primavera e terzo trofeo Modellerie Zanini. Rettilineo finale con Mattia Frapporti leggermente avvantaggiato che va a vincere tra gli applausi dei propri sostenitori, trovando anche il tempo per alzare le braccia al cielo in segno di vittoria. Battuto ma giustamente soddisfatto della propria prestazione, Claudio Berardinelli che si aggiudica la seconda piazza. La volata del gruppo vede invece primeggiare Jacob Marezco su Matteo Tosa. Due vittorie hai bissato oggi con una settimana di ritardo sulla tabella di marcia, perché era programmata la vittoria alla Venone in casa, non è venuta, comunque è venuta dopo 8 giorni la seconda vittoria. Sì, è la seconda vittoria. Ieri sono stato sfortunato negli ultimi 500 metri, oggi volevo vincere e ce l'ho fatta. E siccome sappiamo sei molto determinato, le promesse le mantieni. A chi questa seconda vittoria va? La dedico a tutta la squadra, ai miei genitori e a Claudio che mi ha aiutato nell'ultima azione. Naturale, un ringraziamento a tutti e agli amici che hanno organizzato qua, la Modelleria Zanini, il signor Zanino Agostino che sponsorizza in pieno la gara. E due vincitori penso validi e vedremo se in futuro diventeranno ancora più validi. E due gare combattute, la prima un attimino più lenta, la seconda molto veloce, ma anche per il terzo anno non c'è stato un arrivo a ranghi compatti, è un percorso abbastanza nervoso e questo facilita gli arrivi solitari. Un complimento ai vincitori.
Vediamo ora l'ordine di arrivo del terzo trofeo Modelleria Zanini. Al decimo posto Michael Aveni della Camignone, al nono posto Davide Falappi della GS Ronco, poi Yuri Zorzi della Aspiratori Otelli, Alberto Di Ruscio della Mazzano, Michael Zanetti della Monte Clarense, Michele Scalvini Sprint Ghedi, Matteo Tosa in maglia Mazzano. Sul podio al terzo posto Jacopo Marezco della Soprazocco, al secondo posto il compagno di squadra Claudio Berardinelli, al primo posto si classifica della Valle Sabbia Mattia Frapporti. La classifica finale del Challenge di Primavera vede al terzo posto con 19 punti Matteo Tosa della Mazzano, al secondo posto con 37 punti Claudio Berardinelli della Soprazocco, vincitore con 31 punti e risultato Michele Scalvini in maglia Sprint Ghedi.